30 seconds into the flight, Atlanta's almost 2 miles in altitude, almost 6 miles downrange from the Kennedy Space Center already traveling. Le attività che oggi cataloghiamo sotto il nome di informatica, in Italia hanno avviato i primi passi nella prima metà degli anni 50. In quel periodo vengono gettati i primi semi che produrranno negli anni seguenti un raccolto copioso e spesso di grande qualità, facendo assumere a Pisa un ruolo rilevante sia a livello nazionale che internazionale. Al Museo degli Strumenti per il Calcolo di Pisa è esposta la CEP, il primo calcolatore elettronico interamente progettato e costruito in Italia. Proprio in questa città, un groviglio di fili e valvole anticipano la tecnologia informatica di oggi, così leggera e portatile. Nel 1976, i ricercatori pisani rendono disponibile il primo prototipo RPCnet, la prima rete di computer frutto della ricerca italiana. Il 30 aprile 1986, dalla sede del CNUCE, a pochi passi dalla Torre Pendente, viene lanciato il primo ping verso un computer della Pennsylvania, che rispondendo con un semplice OK, conferma il primo collegamento dell'Italia ad Internet. A Pisa sono stati tracciati sentieri che sono diventati strade allora inimmaginabili. È una storia fatta di fatica, di ricerca, di tecnologie, ma soprattutto di persone. Tra loro Gianfranco Capriz, professore emerito dell'Università di Pisa e socio nazionale dell'Accademia dei Lincei, uno dei pionieri di questa frontiera. Oggi ci racconta i progetti e lo spirito con cui a Pisa, nella seconda metà del secolo scorso, si costruiva il nostro presente e futuro. Scusate se io leggo o almeno seguo alcuni appunti, ma mi è stato necessario per dare ordine significativo a ricordi che si sovrappongono per importanza piuttosto che seguire l'ordine temporale effettivo. C'è a Pisa, inizio anni 50 del secolo scorso, nell'Istituto di Fisica, un provetto gruppo di ricercatori, ramo della scuola romana di Amaldi, dalla quale aveva fatto parte anche Enrico Fermi a suo tempo. Qui il gruppo era guidato da un altro grande fisico, Marcello Conversi. Nei primi anni 50 erano stati proposti, progettati e resi funzionanti i primi acceleratori di particelle, i sincrotroni, macchine che promettevano fondamentali risultati sia sperimentali sia suggerimenti di nuove teorie. Il gruppo pisano anelava a costruire uno a Pisa di questi acceleratori e svolse un'azione anche tra le autorità locali per raccogliere i fondi indispensabili. Ci fu qui una risposta favorevole, quasi entusiasta ed efficace, foriera di successo.
ma il comune di Roma finì con essere più generoso e la scelta della sede per la macchina fu infine Frascati. La somma raccolta a Pisa rimase a disposizione dell'università e si trattò di decidere se e quale progetto alternativo si potesse suggerire. Naturalmente il principale agente dell'iniziativa era stato Conversi e da lui ha suggerito di interpellare Fermi, tristemente dobbiamo dire poco prima che morisse, aveva visitato l'Italia e quindi in quel momento era a Varenna per una riunione di fisici. Conversi è andato da Fermi a Varenna e ha suggerito a Fermi di scrivere al rettore di Pisa per indicare la sua scelta. Costruite un calcolatore, perché forse non avete i mezzi, avrete mai i mezzi per acquistarne uno. Il rettore rispose quasi subito, assicurando che avrebbe svolto le consultazioni di rito intese a creare un centro studi sull'argomento. In effetti il tempo non fu perso. Il rettore riuscì a far approvare in un brevissimo lasso la creazione del centro studi calcolatrici elettroniche CSCE, entro il quale si sarebbero state avviate le azioni necessarie sotto la guida di Conversi, innanzitutto scegliere un gruppo di valenti ed entusiasti collaboratori per un progetto interdisciplinare del tutto nuovo con le conseguenti inevitabili incertezze. Tra loro mi piace di ricordare Caracciolo, pieno di idee molto avanzate su tanti problemi della scienza, ma idee disciplinate dalla logica e dalla conoscenza di strumenti disponibili o realizzabili. C'era anche da distribuire il lavoro a base di competenze e capacità ed inventare procedure per assicurare collaborazioni strette ed efficaci. Certamente l'elettronica avrebbe avuto una magna pars e si tenga conto che allora prevaleva nella facoltà di ingegneria l'idea che quel campo non meritasse una collocazione autonoma, essendo dopo tutto una scheggia della elettrotecnica classica standard. Dovevano passare due decenni perché Alberigi 40 potesse gloriarsi di essere il primo professore chiamato ad una cattedra di elettronica. Comunque Gerace, laureato in ingegneria, aveva le credenziali per scegliere dispositivi, adattarne qualcuno all'uopo, valutare i costi, ma le scelte naturalmente erano discusse in gruppo e i compromessi dovevano essere raggiunti sotto la guida benigna di Conversi. Preoccupazioni ed aspettative erano condivise da molti altri gruppi nel mondo, anche se la spinta maggiore era stata esercitata da ragioni militari. Anche tra gli scienziati che avevano partecipato al progetto e alla realizzazione della superbomba, vinta la guerra, era nato il desiderio
di risolvere via calcoli problemi curiosi e difficili. Al tempo della lettera, Fermi stesso sperava di chiarire un fenomeno di propagazione ondosa in cristalli in un reticolo atomico, un problema che richiedeva calcoli estesi, che fu poi chiamato FPU dalle iniziali di quelli che hanno lavorato, Fermi e i due collaboratori Pasta e Dulam, appunto. Quindi io credo che anche la sua lettera al rettore sia stata colorata da questa idea che il calcolatore servisse essenzialmente per scopi scientifici e per chiarire alcuni aspetti della fisica, principalmente dato i suoi interessi, una volta per tutte. Beh, questo calcolatore è un calcolatore che è nato intorno al 1960. I lavori per costruirlo sono iniziati nel 1955. L'obiettivo era quello di costruire un grosso calcolatore che potesse incrementare le ricerche scientifiche qui, almeno nell'Università di Pisa e anche in Italia, e potesse essere il punto di partenza per la formazione di una serie di tecnici specializzati in questo settore, perché la ricerca in questo campo potesse progredire. Il calcolatore, come vedete, è molto grosso. Oggi un calcolatore di questa potenza potrebbe essere concentrato in un'area molto più piccola. Il calcolatore ovviamente è vecchio, l'abbiamo messo in riposo nel luglio dell'anno passato, ha lavorato quindi per una decina d'anni. L'origine e la costruzione di questo calcolatore è avvenuta in due fasi. Una prima fase nella quale noi abbiamo costruito un calcolatore pilota. Il secondo calcolatore, che è questo che vedete, è un calcolatore che è stato progettato e costruito in 2 anni e mezzo. Mentre il primo è stato in linea assoluta il primo calcolatore costruito in Italia e progettato, questo, quando fu finito, era uno dei più potenti calcolatori allora esistenti anche in Europa. Nello stesso periodo ha avuto grande importanza un intervento molto saggio della Olivetti di creare un suo laboratorio a Barbaricina, nella periferia di Pisa, per un progetto parallelo industriale. Purtroppo lo scienziato geniale che guidava quel gruppo, Mario Ciu, è poi morto in un incidente stradale e ne è seguito il trasferimento del gruppo in una sede presso Milano e la collaborazione, ben possibile ed augurabile, si è sostanzialmente interrotta. Nel 1968 il Centro Studi Calcolatrici Elettroniche dell'Università di Pisa si trasforma nell'Istituto di Elaborazione dell'Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, continuando a svolgere attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'informatica e preparando docenti non solo per l'Università di Pisa, ma anche per tutte le altre università italiane. La CEP, per quanto abbia svolto ottimamente il suo compito, a un certo punto non è stata più in grado di soddisfare le richieste di calcolo scientifico provenienti dal mondo della ricerca italiano. Per risolvere questo problema, verso la metà degli anni 60, l'allora rettore dell'Università di Pisa, il professor Alessandro Faedo, fonda a Pisa un centro universitario in grado di svolgere tale servizio. Nel continuare la storia lasciando questo, devo dire che a questo punto incontriamo due altri personaggi
Forse di gran lunga più influenti alla nostra storia di quelli precedenti. Uno, Alessandro Faedo, un rettore veramente magnifico dell'Università di Pisa, e Carlo Santa Croce, allora vicepresidente dell'IBM Italia, grande amico di Faedo fin dai tempi quando erano studenti in normale. Con l'aiuto di Santa Croce, Faedo andò alla ricerca di amici che aveva in tutto il mondo e anche all'allora vicepresidente generale, Santa Croce era vicepresidente di IBM Italia, della IBM, che era di nome Fubini, figlio di un famosissimo fisico matematico italiano che poi Faedo aveva conosciuto quando era studente alla scuola. Era diventato uno dei vicepresidenti dell'IBM e quindi Faedo è andato negli Stati Uniti a parlare del problema a Fubini innanzitutto, per poi incontrare anche il presidente stesso dell'IBM per suggerire che l'IBM fornisse gratuitamente a gruppi di ricerca europei alcune copie, diciamo, dell'ultimo calcolatore dell'IBM. Quel viaggio in America mi ha permesso di avere i 70-90, lo stare in cruce, perché ho ritrovato un vecchio amico che era Eugenio Fubini, che era vicepresidente dell'IBM, e l'ho mandato a visitare a Poughkeepsie lo stabilimento antico dell'IBM, dove era solo. Facendo ricerca con l'IBM per i progetti. Ma lì c'era un capannone antidiluviano. E in questo capannone c'era all'interno tanti stand, ma le pareti divisorie erano di rete metallica. E dentro ogni stand montavano un 70-90. E io sono entrato a vedere e ho letto i nomi dei committenti. Erano tutte industrie e università americane, nessuna università europea. L'unica non americana era l'Università di Tokyo. E allora, siccome ero molto amico di Fubini, torno da lui e dico: senti, ma io ho visto lì, perché poi avevo visitato il loro centro, il loro laboratorio, avevo capito che l'era della seconda generazione di calcolatori stava per finire, lavorava a collegare con la fiamma ossidrica un transistor all'altro, no? E ho detto: ma avete tutte le componenti? Perché lì c'era, in questi stand, c'erano buchi di transistor per terra, no? E perché non regalate qualcuno alle vecchie università europee che hanno un mezzo per comprare? E dice: sei matto, neanche la risposta. Vabbè. A dire la verità, di quel calcolatore si preparava la chiusura delle linee di produzione per prepararle per la prossima generazione dell'IBM 360. Si trattava di allungare un po' l'uso di queste linee di produzione per soddisfare alle necessità europee, e così l'IBM decise di finire con un'altra produzione di altre tre macchine che furono date all'Inghilterra, alla Danimarca e all'Italia come le zone che allora l'IBM stessa aveva valutato che vi si lavorasse in modo particolarmente serio sulla questione. Torno in Italia e un mese dopo mi telefona a lui e dice: sai, dice Fra, quella tua idea ci ho ripensato, si può realizzare. Costruiremo 370-90, uno per l'Università di Londra, che è la madre della civiltà anglosassone,
uno per un paese del nord Europa, uno per un paese del sud Europa. Se tu mi garantisci che il governo italiano accetta il dono, lo diamo all'Italia. Allora io sono andato, era presidente Moro, ministro lui, sono andato a dirgli, sai cosa sta il suo, e poi che ce lo vogliono dare. Allora pure fosse una fregatura. E io ho detto, se non lo vogliamo noi, la Francia ce lo piglia subito. Allora ho risposto a lui che accettavamo. E un anno dopo, allora hanno costruito il Stante Romano, un anno dopo, in un grande albergo di Roma, in via Veneto, lì viene una cerimonia, ha consegnato al governo italiano il 70-90. E il discorso l'ha fatto Carlo Santa Croce, che allora era vice direttore generale dell'IBM Italia. E erano stati invitati tutti i rettori di università italiane. E io ero accanto a Papi, che era il rettore di Roma, e Papi fa, questo calcolatore deve essere dato all'Università di Roma, che è la più grande università italiana. Io ho detto, ma dico, che sia la più grossa sono d'accordo, sulla più grande bisogna fare un'analisi storica di quello che sia. E Gui, che è uno dei più grandi galantuomini che abbia conosciuto, che era deputato di Padova, e poteva dare all'Università di Padova, perché era dato l'IBM al governo italiano, non a un'università. Certo, quindi era un dono nazionale, sì. E quindi sarebbe stato il ministero a destinare. Si capisce, lui poteva dare a Padova, certo. Lui ha detto subito, no, questo va dato all'Università di Pisa perché l'abbiamo avuto per interessamento al professor Faede. Ci fu anche la questione di discutere Pisa o Roma, perché Roma padrona funzionava anche allora, ma Faedo funzionava anche meglio, e naturalmente il calcolatore è stato poi assegnato a Pisa. Il 5 luglio del 1965 viene firmata la convenzione tra l'Università di Pisa e l'IBM Italia per l'istituzione del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico, o CNUCE. Il CNUCE nasceva con il compito di svolgere un servizio di calcolo tecnologicamente avanzato per la comunità scientifica nazionale, grazie al suo calcolatore IBM 7090. Il centro aveva anche il compito di svolgere attività di ricerca per innovare costantemente il servizio. Ho accennato alla creazione del CNUCE attraverso una convenzione tra l'IBM e l'Università di Pisa, due realtà molto diverse. Naturalmente il fatto a cui le università non erano affatto preparate di offrire un servizio per una comunità distribuita su un territorio molto più vasto di quello a cui facevano riferimento di solito le università. Era difficile far intendere anche l'impegno richiesto per corrispondere a queste esigenze che non erano quelli che gli scienziati normalmente affrontavano. Tanto fa che c'è stata una polemica, c'è stato un periodo cosiddetto del piccolo e bello, che ovviamente contrastava con l'esistenza e il finanziamento di un grosso centro di calcolo. Insomma, io ho finito col dire, ma che volete, che invece della normale facciamo tante normaline distribuite, che invece del CNUCE facciamo tanti CNUCini distribuiti. Adesso questo mio discorso può far ridere, ma tenete conto che c'erano anche le esigenze, diciamo, dell'università un po' periferiche di entrare nel campo che ormai si chiamava informatica, anche se con calcolatori di dimensioni più piccole alimentavano le polemiche contro il CNUCE. Dunque, i problemi che affrontava il CNUCE anche nel contesto universitario erano molto grandi. La stessa conduzione di un grosso di centro di calcolo
e la preparazione di persone sufficientemente esperte per sapere condurlo di ora in ora, diciamo, e gestirlo poi. Sono problemi molto complessi per l'università, che non è preparata a attività di questo genere. Quindi si doveva creare, si è creato a Pisa, una realtà di persone competenti che non esistevano in generale e che anche l'IBM Italia aveva difficoltà a reperire, diciamo così, sul mercato del lavoro. Nel 1974 il personale ed il parco macchine del CNUCE hanno assunto dimensioni tali da non poter essere più gestiti dall'Università di Pisa. Il CNUCE, da centro dell'Università di Pisa, diventa quindi un istituto del CNR. Naturalmente, stavo dicendo che comunque il CNUCE ha sviluppato anche argomenti di ricerca. Cito due altre, se volete, un po' minori, ma che hanno avuto anch'esse delle conseguenze più ristrette, magari, se volete. Una è la linguistica computazionale. In fondo ha richiesto catene di stampa diverse, molto variate, l'intervento di persone del tutto aliene da questo tipo di lavoro della facoltà di lettere. Studiare all'aria aperta era una prerogativa degli antichi, ma anche queste due studentesse pisane, primavera permettendo, non disdegnano di seguire i vecchi metodi sul prato della Piazza dei Miracoli. Alle prese con una traduzione di latino, forse non sanno che a poca distanza c'è qualcuno che si sta dando da fare per agevolare il loro compito. Sono glottologi e latinisti che, riuniti al Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico, portano a termine in questi giorni l'operazione Latino in Macchina. E adesso c'è una vivacissima attività in questo campo anche nell'Accademia dei Lincei. Quindi è stata la creazione, va bene, di un campo notevole che è nato entro il CNUCE e ha prodotto anche dei risultati, per cominciare, diciamo, l'elenco delle parole che appaiono nella Divina Commedia, che poi si è trasferito a tutte le opere di San Tommaso. Questa, vede, è una bobina di nastro magnetico nella quale sono contenute una parte delle opere di San Tommaso d'Aquino. San Tommaso, insieme con molti altri scrittori, come Manzoni, come André Gide, Dante, sono stati già analizzati dai calcolatori elettronici. Le loro opere sono state tradotte sotto forma di impulsi magnetici su queste bobine di nastro che vengono lette dall'unità lettura nastro magnetico, sì, e inviate nella memoria centrale del calcolatore. Questa è la memoria. Questa sarebbe la memoria, cioè questo ammasso di fili, no? Beh, questi sono i fili che collegano la memoria con il resto del calcolatore, il quale si estende per tutta la sala. Questo però è il cervello, è il nucleo pensante, potremmo dire, del calcolatore elettronico. Sì. E poi dalla memoria dove va a finire San Tommaso d'Aquino? Qui dentro le opere vengono analizzate parola per parola, sì, e messe insieme tutte le frasi che contengono ciascuna determinata parola. Successivamente lì vengono effettuate delle liste, delle stampe, per mezzo delle quali si può... Nel vero e proprio calcolatore, insomma. Quella è l'unità di scrittura del calcolatore, sì. E lì vengono fuori i risultati che sono costituiti da elenchi di tutte le frasi contenenti tutte le parole delle varie opere che sono state analizzate. Quindi praticamente si procede alla elaborazione di queste parole e si può fare un confronto tra parole e parole? Certamente, le parole vengono elaborate esattamente come il calcolatore può elaborare dei numeri, soltanto che in questo caso invece di eseguire operazioni aritmetiche esegue operazioni logiche, operazioni di confronto. E poi anche la computer music. Adesso richiamo in memoria
un brano di Paganini memorizzato precedentemente su disco, lo richiamo nella memoria centrale e verrà eseguito. Adesso è diventata, diciamo così, quasi una zona di divertimento, ma che allora è stata pensata come ad esempio la possibilità di suonare da un terminale audio attraverso il calcolatore certe, diciamo, creazioni di Bach che qualche volta per impossibilità di un violinista di muovere rapidamente la mano trovano difficile da suonare. Veniamo quindi a un altro argomento ed è quello dello spazio che è stato completamente dimenticato. I primi calcoli su traiettorie confinanti con lo spazio sono stati fatti addirittura dal CSE e c'era il generale Broglio, generale e professore all'Università di Roma, insomma, che ha fatto sì che l'Italia fosse la prima nazione dopo gli Stati Uniti e la Russia a lanciare un suo satellite. Il 15 dicembre di 50 anni fa, dalle coste della Virginia a Wallop Island, l'italico San Marco veniva lanciato nello spazio. L'Italia era così il terzo paese, dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, a conquistare il cosmo. E i calcoli per questo sono stati cominciati addirittura al CSCE per vedere che i primi lanci da Puerta di Fuegos in Sardegna non finissero per colpire Roma ma cadessero nel Tirreno e poi naturalmente per il lancio da una piattaforma dell'ENI vicino alle coste del Kenya. E anche questo ha portato delle competenze di controllo dei satelliti che poi sono servite per molti anni, ovviamente anche per raccogliere esperienze e conoscenze nella guida dei satelliti e comunque delle traiettorie spaziali sono state la conseguenza di periodi passati negli Stati Uniti e anche nella importazione dai centri dove effettuavano questi calcoli correntemente di pacchetti di programma che sarebbero stati poi trasferiti sul calcolatore del CNUCE. Mission Director. Present to the ready. Assist Mission Director. Present 3, 2, 1, 0. Engine start. 1. Flight lock in. Lift up. 3, 4, 5, 6, 7. Esattamente alle ore locali, 19.50 del 25 agosto, si accende dalla rampa 17B il primo stadio del Tor Delta 2313. Nella sala di controllo. Mi avvio adesso a parlare di reti, che è poi l'argomento principale di questa conversazione. Per introdurre la questione, mi piace ricordare i primi scontri tra
le industrie manifatturiere dei calcolatori e quelle che allora si chiamavano società telefoniche. E ho partecipato a Parigi a una delle prime, credo la prima, riunione tra produttori di calcolatori e dirigenti di società telefoniche europee, i francesi, i tedeschi, gli italiani. I dirigenti delle società telefoniche erano tutti in giacca e cravatta come sono io adesso, ma naturalmente in abito scuro, e usavano espressioni come enchanté, monsieur le président. Viceversa, i calcolatoristi si incontravano, davano delle grandi pacche sulle spalle. Hey John, how are you? How is your wife? E utilizzavano appunto espressioni così familiari, anche se distanti geograficamente da continente a continente. Il contrasto era poi naturalmente essenzialmente tra quello che volevano usare le linee telefoniche il più liberamente possibile e quelli che imponevano delle limitazioni anche di costi assolutamente inconcepibili. E questo fatto ha portato infine come primo compromesso all'accettazione da parte delle società telefoniche europee di una rete rivolta alla ricerca e alle università. Approfitto di questo nuovo incontro a casa mia per riattaccarmi a quanto ho detto in quel incontro precedente. Per poter offrire un servizio tecnologicamente avanzato, al CNUG nasce e si concretizza l'idea di ricerca finalizzata al servizio. Nei primi anni 70 nascono e sviluppano alcuni fondi di ricerca di cui abbiamo detto che avranno anche un impatto nella comunità scientifica nazionale. E uno di quelli naturalmente è il networking. Negli anni 70 e 80 al CNUCE vengono sviluppati tre progetti pionieristici nell'ambito del networking, cioè lo studio delle reti di computer. Questi progetti regalano al CNUCE e ai suoi ricercatori una notevole reputazione scientifica e visibilità non solo nazionale, ma anche internazionale. RPCnet, la prima rete nazionale di computer tipo ARPANET. Stella, la prima rete europea di computer via satellite. Osiride, una tra le più importanti reti a livello mondiale, conforme agli standard OSI dell'ISO. Questa attività pionieristica culmina nel 1986 con il collegamento dell'Italia ad Internet. L'Italia è la quarta nazione europea ad aderire al progetto della nuova rete, che ben presto diventerà lo standard del networking internazionale. I primi passi sono stati quelli di ARPANET. A Pisa il rettore dell'università Faedo e il direttore del CNUCE Torrigiani allora intravidero in questa rete un'opportunità straordinaria non solo per svolgere studi e ricerche in un settore scientifico di avanguardia,
ma anche per valutare l'impatto che tale tecnologia avrebbe avuto nel modo di erogare il servizio. E per poter concretizzare questa prospettiva, nel 70 il Consiglio avviò il progetto REEL, cioè Rete di Elaboratori brevemente, con l'obiettivo di progettare e implementare una rete di computer analogo ad ARPANET, denominata RPCNET. Il primo prototipo funzionante fu disponibile nel 76. Naturalmente, come vedete, la creazione di competenze e l'utilizzazione delle competenze ottenute per realizzare un po' di tempo ci vuole. Dal 78 all'84 ARPANET collegò una decina di centri di calcolo del CNR e quindi ha aiutato a diffondere anche attraverso tutta l'Italia, cosa che non viene ricordata troppo spesso, competenze che non c'erano ed erano difficili da ottenere singolarmente, mentre il CNUSE le ha offerte, essendo stato pioniere delle circostanze. Terminata la realizzazione di RPCNET, nel 1978 il CNUCE partecipa alla progettazione e realizzazione di una rete di computer via satellite ad altissima velocità, denominata Stella. Questa rete è in grado di trasferire grosse quantità di dati tra il CERN di Ginevra, dove vengono effettuati gli esperimenti sulle particelle elementari, ed i principali laboratori europei di fisica delle alte energie, come l'INFN italiano. Stella, proposta dal CERN, utilizza il satellite OTS dell'Agenzia Spaziale Europea. Nel cortile del CNUCE viene installata su un'apposita torretta che sovrasta i tetti delle case circostanti un'antenna parabolica del diametro di 4 metri, in grado di comunicare con il satellite OTS. Stella fu la controparte europea della rete USA denominata SatNet, utilizzata per estendere Internet in Europa. Poi addirittura possiamo dare una data precisa, il 19 ottobre dell'83, presso la Domus Galileana, viene fatta la prima dimostrazione di Stella, la prima rete europea di computer via satellite, alla cui progettazione e realizzazione, Pisa contribuisce con il ruolo di guida a livello informatico. La rete RPCNET ebbe un notevole successo tra gli utenti del CNR e delle università, ma dopo i primi anni di operatività si pose il problema di una sua evoluzione. Nel 1982 il CNUCE avviò il progetto Osiride, con l'obiettivo di realizzare una rete di computer conforme all'architettura Open Systems Interconnection dell'ISO. Si trattava di un'architettura condivisa dai costruttori di computer, che però in seguito non ebbe il successo sperato. Internet, infatti, era basata sull'architettura TCP/IP. Alternativa all'OSI, e la sua affermazione come progetto dominante di rete di computer fece decadere il modello OSI nei primi anni 90. I primi ad aderire al progetto furono i costruttori Digital, Honeywell Bull, IBM Italia, Olivetti e la società Texiel.
ai quali successivamente si è unita la società SIP, che ha fornito un prezioso contributo di consulenza relativo a tutti gli aspetti inerenti l'utilizzo della rete Itapac. È importante ricordare che in quel periodo il CNUCE e la società Texiel, uno dei partner del progetto Osiride, erano in contatto diretto con i laboratori sia degli Stati Uniti che europei, dove veniva sviluppato il software OSI. In particolare, mi piace ricordare un evento che si svolse al CNUCE verso il 1985, durante il quale il presidente del CNR, della Olivetti e il presidente della FinCiel firmarono un contratto di collaborazione. Il collegamento dell'Italia a Internet ha rappresentato l'ultimo grande progetto del CNUCE nell'ambito del collegamento via rete, pionieristico naturalmente a quei tempi. Il primo pacchetto di Internet italiano ha attraversato l'Oceano Atlantico il 30 aprile del 1986. Consentendo all'Italia di essere tra i primi a collegarsi con la ARPANET negli Stati Uniti. In effetti, perché per motivi geopolitici sul quale non mi intrattengo, la Norvegia fu la prima nazione europea, fuori dagli Stati Uniti, a essere collegata con un nodo internet. Poco dopo il collegamento norvegese si realizzò il collegamento con il Regno Unito attraverso un gruppo di ricercatori del University College di Londra, che peraltro ebbero delle grosse difficoltà, con le quali abbiamo incontrato anche noi. Ma naturalmente prima di tutto occorreva prendere un contatto con gli americani, in particolare con una persona molto simpatica, Bob Kahn, che io sono andato a trovare mentre ero professore visitatore alla Johns Hopkins. E lui mi ha accolto nel suo studio con grande cordialità, disponibilità, anche incoraggiamento, ed erano interessati loro stessi alla creazione di nodi al di là dell'Atlantico o del Pacifico in definitiva. Io chiedevo che il CNUCE potesse ricevere la stessa attenzione che aveva ottenuto l'Università londinese, e questa mi fu immediatamente concessa, perché la stima che avevano per Luciano Lenzini naturalmente era estrema, e quindi si sono dimostrati subito molto volonterosi di fare la loro parte, che avrebbe facilitato questo collegamento. Dovevamo però procurarci della hardware, una interfaccia da satellite a cavo, e questo comportava naturalmente altre spese e altri passaggi burocratici già incontrati dai londinesi e pari passo capitati anche a noi. Ma naturalmente Lenzini è riuscito anche a creare buona volontà con la
società telefonica di allora, con il Ministero della Difesa, con la società che gestiva Telespazio a Fucino. E così il risultato è stato la nostra connessione tra i primi fuori dagli Stati Uniti. L'Italia Internet fu possibile grazie anche alla notevole collaborazione che Bob Kahn e Vince Cerf fornirono al CNUCE. E per questo il 26 maggio del 2006, su proposta di Luciano Lenzini, il rettore Marco Pasquali dell'Università di Pisa conferì ai due illustri scienziati la laurea honoris causa in ingegneria informatica. Now the Chancellor is delivering the honoris causa diploma in information technology engineering to Dr. Cerf and Dr. Kahn. Nel corso degli anni, che poi sono più di 50, intorno ai 50, si sono creati gruppi di competenze profonde e poi temiamo, oppure ormai possiamo dire storia, sono state sprecate. Innanzitutto il CNUCE è nato come struttura che doveva offrire un servizio, non solo un servizio, ma tecnologicamente avanzato e molto impegnativo per il personale. E quindi c'era tutta la creazione di una cultura che è stata fatta, è stata sprecata, perché nonostante infinite promesse, il grosso calcolatore che doveva offrire a Pisa la continuità non è stato mai procurato. La seconda attività, che forse viene spesso dimenticata, l'Italia è stata la terza nazione, dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, a lanciare un satellite. I calcoli per la messa in orbita e per certi calcoli di controllo sono stati effettuati di nuovo a Pisa, addirittura al CSC all'inizio, e poi le capacità di guida del satellite in orbita sono state recepite e utilizzate anche per il Sirio, per esempio, un altro satellite italiano, al CNUCE.
un'attività per cui si pensava anche di avere un corso di informatica spaziale, sono state sprecate. Non vorremmo che tutta la competenza e anche la capacità di innovazione per le reti subisse lo stesso destino. I segnali che arrivano dal mondo della ricerca sul quantum computing e sul quantum networking sono stimolanti e incoraggianti. Dunque, come conclusione di questo racconto sul lungo spaccato dell'informatica pisana, voglio sperare che qualcuno della visione del futuro e con spirito pragmatico prenda un'iniziativa per promuovere a Pisa studi, ricerche e realizzazioni nell'ambito del quantum computing e nel quantum internet. Credo che a Pisa, con l'università, il CNR ed un certo numero di start-up di successo, abbia ancora la potenzialità e le risorse necessarie per ripetere in ambito quantistico ciò che si riuscì a fare nella seconda metà del secolo scorso con la CEP e il networking. Thank you.